Scambio, diciamo. Ringraziare Carlo che qua organizza i corsi, ma devo dire che insieme ad alcuni amici che non ci sono hanno fondato un'associazione che a me sta molto a cuore, che si chiama Mamma Vaglio, e si occupa proprio di un tema fondamentale per noi, che è quello, e so che a alcuni giornalisti interessa poco, ma forse hanno sbagliato mestiere, che è il tema della libertà di informazione. Per quanto mi riguarda, in Turchia, in Siria e in Italia non c'è una distinzione, non puoi difendere la libertà del tuo metro quadrato e pensare che quello che accade fuori non ti riguardi. Vuol dire che hai qualche idea sconnessa del mestiere, della professione, forse anche, diciamo, delle passioni civili. E quindi intanto approfitto per ringraziare Carlo dell'Ordine del Lazio. No, solo due cose, perché c'è un'iniziativa a mezzogiorno, io partirei da quella, perché loro stanno preparando l'esame, giusto? Certo, ecco, allora, alla quale parteciperemo anche, perché... Insomma, magari gli dico, volevo spiegare, perché forse può servire più che per lo scritto, magari per l'orale, perché sono quei dei temi che si sente spesso dibattere. Allora, l'iniziativa a mezzogiorno è la costituzione parte civile al processo di Federica Angeli. Federica Angeli è una giornalista che si è occupata della mafia, in particolare del controllo dei racket degli stabilimenti balneari ad Ostia, quindi è un pezzo dell'inchiesta su Mafia Capitale. Peraltro lei è stata minacciata più volte, vive sotto scorta, è stata minacciata gravemente, in particolare da alcuni componenti del clan Spada, poi sarà la magistratura ovviamente a decidere, non noi. Allora noi abbiamo deciso come federazione, d'intesa con molti amici qui presenti, di interrompere una pessima tradizione che c'era alle nostre spalle: la federazione non si costituiva parte civile nel processo. Io ho una certa età, e anche Carlo, per ricordare alcuni pesanti dibattiti dopo la morte di Siani, dopo la morte di Fava, dopo la morte di Impastato, di questi umori che sento anche adesso in modo un po' più silenzioso, magari si manifestano con più timore, che erano: ma perché se la sono andati a cercare? Perché hanno voluto mettere il naso? Perché sono andati là? Perché un giovane come Siani, peraltro ancora non professionista, deve andare a fare l'inchiesta a Castellammare? Perché ha insistito a trovare i nessi del rapporto tra malaffare, corruzione e criminalità? Era un atteggiamento oggi meno forte, allora è nei tempi più forti. Ci furono pesantissimi dibattiti all'epoca della morte, dell'assassinio di Impastato, dell'assassinio di Fava, dell'assassinio di Siani. Dopodiché la Costituzione parte civile, cosa significa? Che vai al processo, il processo è il giorno 24, quindi potrebbe essere persino uno degli argomenti. Il giorno 24 c'è il processo che si apre qua a Piazzale Clodio, la mattina alle 9, il processo è Federica Angeli versus, in questo caso, il clan Spada, che sarebbero i presunti, dico presunti perché ovviamente poi decide il tribunale, i presunti autori delle minacce. Quindi è un processo simbolicamente molto importante. Noi abbiamo deciso di chiedere la Costituzione parte civile. Perché? La Costituzione parte civile tradizionalmente la fa l'ordine dei giornalisti, come rappresentante, diciamo, degli interessi morali della professione. E l'ha fatta anche in questo caso, l'ha già fatto la richiesta. Non c'era una tradizione da parte della Federazione della Stampa. La prima volta che è stata fatta la Costituzione parte civile è stata fatta in un processo recentissimo a Ragusa. A Ragusa c'è un giovane ragazzo, si chiama Paolo Borrometti. Paolo Borrometti ha 32 anni, è stato più volte picchiato, vive sotto scorta rafforzata, ora sta qui a Roma, lavora all'Agenzia Italia, non so se verrà su dopo, non ho idea, perché ieri sera era a Milano dove ha vinto il premio Ambrosoli. Vedete come tutto si tiene. Cosa disse Andreotti di Ambrosoli? Certo, è stato ammazzato, ma era uno che se ne andava a cercare. Infatti, perché andava a cercare Ambrosoli? Ambrosoli andava a cercare come i rapporti tra criminalità, corruzione e Sindona, li andava a cercare nella sua attività di commissario straordinario. Infatti, andandosela a cercare, è morto. Ieri il premio è stato dato a Paolo Borrometti. Lui è stato il primo, Federica Angeli è il secondo caso. Sia Paolo Borrometti sia Federica Angeli, domanda che potrebbe anche uscire all'orale, il Presidente della Repubblica Mattarella, per la prima volta negli elenchi che ogni anno fa degli ufficiali, diciamo i grandi ufficiali della Repubblica, coloro che sono meritevoli di azioni di l'addizione costituzionale di aver illustrato la di avere sì, reso, diciamo, omaggio alla onore alla patria attraverso la loro azione, ha inserito i giornalisti. L'anno scorso i due giornalisti che sono stati indicati da Mattarella sono stati Paolo Borrometti e Federica Angeli, entrambi a processo e per entrambi noi ci costituiamo parte civile. Gli altri due sono Michele Albanese, uno straordinario giornalista che è responsabile legalità della Federazione della Stampa, vive sotto scorta anche lui, è calabrese,
e ci spiega sempre come la Calabria sia una realtà più complessa, perché magari si spara meno, ma è molto invasiva la penetrazione dell''ndrangheta nella cosiddetta anche area grigia, e quindi è un po', se ne parla meno, ma non per questo è meno insidioso. Il quarto che ha avuto il riconoscimento è Amalia De Simone, una ragazza di Napoli, molto brava, che anche lei è stata indicata. Quindi questi sono i quattro, diciamo, ufficiali, che sono l'edizione è ufficiale della Repubblica, non cavalieri in questo caso, che sono stati indicati ed è la prima volta dal capo dello Stato come persone che con la loro azione hanno contribuito alla diffusione della legalità. La Costituzione parte civile tecnicamente avrà con due avvocati, li troverete su, quindi possono essere molto più interessanti di me. Uno è l'avvocato Maurizio Calò, che è un cassazionista e che rappresenterà la Federazione della Stampa, e l'altro è l'avvocato di Libera, che si chiama Giulio Vasaturo, che è lo storico avvocato di Libera e che sarà l'avvocato di Federica. Questo è il tema del mezzogiorno, la Costituzione parte civile, che rappresenta una novità rispetto al passato. Su che cosa si impianta la richiesta di Costituzione parte civile? Ripeto, vedete se non sono chiaro, chiedetemelo. Perché non è così semplice, non è che tu dici mi costituisco parte civile e ti viene automaticamente riconosciuto. Perché mentre, se ricordo bene, nel caso dell'usura e in altri casi consimilari, la legge già prevede cioè la possibilità, è prevista la rappresentanza nella Costituzione parte civile delle associazioni dei consumatori, nel caso dei giornalisti sono interpretazioni difformi. Nel processo Borrometti Ragusa, trovate tutto, processo Borrometti Ragusa, è stata ammessa per la prima volta la Costituzione parte civile con questa motivazione: poiché lo statuto della Federazione della Stampa prevede anche la tutela del principio di libertà e prevede quindi non solo la libertà del cronista, ma la libertà del cronista in quanto libertà anche del cittadino di essere informato, e quindi svolge una funzione che in qualche modo è parte dell'articolo 21 della Costituzione, non so se sono chiara, non è la tutela corporativa del cronista colpito, che sarebbe comunque grave, ma è la tutela di un diritto che viene leso. Io impedisco a Federica Angeli di scrivere, io cittadino Giulietti non sono messo in condizione di sapere che cosa accade nel mio territorio, io minaccio Carlo Bonini, suo collega, io minaccio Lirio Abate, potete farvi tutti i nomi, Giovanni Tizia, ma non sono quasi tutti i giornalisti d'inchiesta, non è un caso, quasi tutti i nomi che io posso farvi di colleghi minacciati o sotto scorta sono giornalisti d'inchiesta che operano nell'area mafia, camorra, malaffare e corruzione. Questi sono i più esposti perché operano nel terreno dell'oscurità. Il riconoscimento deriva dalla tutela di questo interesse previsto dall'articolo 21 della Costituzione, il professor Calò lo spiegherà ovviamente meglio di me, ma è un principio che può essere interessante. Ultima questione, perché magari poi avremo in conferenza stampa, ci sarà il segretario Lorusso. Claudio Fava, vicepresidente della Commissione Antimafia, nonché figlio di Pippo Fava, il 5 gennaio sono stati 33 anni dall'assassinio di Pippo Fava, sono stati ricordati a Catania, che ha scritto tanto un bellissimo libretto, un po' un aggiornamento di un vecchio libro di Pansa comprati e venduti, e quello era un libro degli anni, anni 70, anni 80. Quello di Fava è più legato all'attualità di oggi, quindi con una particolare attenzione anche a quel vasto mondo del precariato, dei senza diritti, di coloro che non vivono in redazione, quindi è un altro mondo rispetto al mondo di chi ha un'organizzazione redazionale. È chiaro che dentro quello che io ho detto c'è un pericolo in più per chi non ha alle spalle Repubblica, la Rai o il Corriere della Sera o Mediaset, perché un ragazzo che lavora in un blog, che lavora in un sito, che lavora in un piccolo giornale e si trova esposto con questo tipo di criminalità ha dei rischi triplicati. E in particolare su di loro, e questo è il tema che porremo su, e questo potrebbe uscire sia agli orari sia agli iscritti, si scaricano le cosiddette querele temerarie. Voi sentirete parlare moltissimo di querele temerarie. Io ho la sensazione che sia una grandissima confusione. Qualche mio amico mi dice: ma perché tu vuoi l'impunità per i giornalisti? Perché tu non vuoi che siano processati? Perché loro potrebbero diffamare, insultare e aggredire chiunque? Ecco, allora, vuol dire che non ci spieghiamo. Beh, è colpa mia evidentemente. Le querele temerarie non hanno niente a che vedere col diritto del cittadino a pretendere il rispetto di se stesso e della propria dignità. La fattispecie delle querele temerarie è tutt'altra. Vediamo se riesco a spiegarlo bene. Vediamo il nome di Picozza. Carlo Picozza, ormai succede questo. Carlo Picozza annuncia, è uno dei terreni, intanto faremo una conferenza stampa giovedì qui sulle discariche, con un bellissimo libro di Paolo Coltro. Picozza annuncia che vuole occuparsi delle discariche a Roma. Ormai sta accadendo che ancor prima che Picozza scriva una riga,
parte una intimidazione sotto forma di querela temeraria che dice a Picozza, del suo giornale, occhio Picozza vuole occuparsi della discarica di Viterbo? Bene, noi tanto vi preavvertiamo che è pronta la richiesta di 25 milioni di euro di danni qualora dovesse, non so se sono chiaro, perché in questo caso si parla di querela temeraria. Qui si parla addirittura di una querela preventiva alla pubblicazione degli articoli dove la quantificazione del danno non ha nulla a che vedere con l'immagine potenzialmente lesa, ma ha la potenzialità della minaccia preventiva nei confronti del cronista. Se voi andate sul sito, un sito molto serio, Ossigeno per l'informazione, che lavora e raccoglie quotidianamente i dati delle aggressioni e delle minacce, vedrete che il 90% di queste querele cosiddette temerarie vengono archiviate, non arrivano neanche al dibattimento, cioè il giudice le prende, le guarda e dice va via, fuori. Dice quindi non c'è problema, non è vero, mettetevi nei panni, domani che farete questo mestiere sicuramente meglio di me, di un ragazzo, di una ragazza che, ripeto, non sta a Repubblica, non sta alla RAI, oggi la stragrande maggioranza di coloro che lavorano vivono fuori da queste redazioni, hanno altre modalità di espressione e di impiego, ti vedi recapitare 25 milioni di euro, parlate con alcuni di questi ragazzi, loro ti dicono ma io non ho vissuto per 2 anni. Io fino all'archiviazione non ho avuto più il coraggio, io non ho più scritto, io mi sono autocontro. Non tutti sono così, poi c'è quello che ti dice io ho scritto, io ho... non generalizziamo. Ma la querela temeraria ha questo scopo, l'intimidazione preventiva nei confronti del cronista. Per scoraggiarlo, se non ricordo male, ma Carlo è molto più bravo e più esperto di me, nel caso di Mafia Capitale furono denunciati collettivamente a Roma 94 cronisti. Tutti coloro che avevano scritto, attingendo a dati peraltro ormai diventati pubblici, che erano quelli che avevano dato o gli avvocati o già siano inseriti negli atti delle istruttorie. Ma tutti e 94, vero? Furono denunciati collettivamente, quindi capite che è una questione molto delicata. Queste sono le querele temerarie. Il tema che porremo su e che porremo giovedì sera, io dovrei avere proprio a primo piano un confronto con la rubrica di Rai 3 col ministro Orlando, delle querele temerarie è questa. Guarda, che quello che noi chiediamo è una cosa molto semplice. Quando il querelante temerario, il temerario chiede 25 milioni a Picozza, chiede 50 milioni a Picozza, con uno scopo palesemente intimidatorio, quella intimidazione non è a Picozza, quella intimidazione si configura, tecnicamente non è corretto, ma insomma così ci capiamo, come un reato di molestie, di stalking, non a Picozza, ma all'articolo 21 della Costituzione. Se io chiedo 50 milioni di euro un'inchiesta sulla Malagrotta, un'inchiesta su quello che volete voi, io non sto intimidendo Picozza, io sto intimidendo, cioè, il mio diritto alla conoscenza. Quindi esiste in alcuni paesi, in parte in Germania, in parte in Inghilterra, in parte negli Stati Uniti, se non ricordo male, però non ci posso rimettere la mano sul fuoco e non voglio farvi dire scemenze. Si introduca una sorta di pena del contrappasso, avrebbe detto Dante. Pena del contrappasso significa tu chiedi 50 milioni, devi sapere che se viene archiviata, se non arrivi neanche a dibattimento, tu ne lasci 25. Voi capite che questa è l'unica cosa efficace, non è la sanzione penale, non è questa mania del carcere che hanno alcuni in sto paese pensando che il carcere risolva ogni problema, non è così. La sanzione di tipo pecuniario che ti fa sapere preventivamente che tu in caso di sconfitta, in caso di archiviazione paghi per la tua intimidazione è la richiesta che noi formuleremo. Ve l'ho detto, ve l'ho spiegato perché le querele temerarie sono uno di quei temi in cui crescerà la discussione nelle prossime ore, magari allo scritto non viene fuori, ma all'orale è una di quelle materie che in particolare i magistrati potrebbero sollevare. E se dovessero dirvi ma scusate ma voi volete un diritto all'impunità, ecco su questo non c'entra niente. Ci sono già gli strumenti, come quegli altri che hanno detto aggiungiamo non c'è da aggiungere niente. E in questo paese l'attività del giornalista è regolata dall'articolo 21 della Costituzione, che è un cappello amplissimo, e successive estensioni e protezioni fatte dalla Corte Costituzionale e dalla Corte Europea. Se avete voglia o se avete per esame andate sul sito della Corte, c'è una Corte Europea dei diritti dell'uomo, c'è una professoressa molto brava, si chiama Marina Castellaneta,
La signora opera a Bari, ha un gruppo di donne e uomini, giuristi, in particolare donne, molto brave, molto serie, difendono presso la Corte Europea, ora stanno difendendo anche i giornalisti turchi gratuitamente, sono messi a disposizione presso la Corte Europea. Lei ha un blog che analizza tutte le sentenze della Corte e tutte le sentenze della Corte, a differenza di molte sentenze italiane, danno una copertura più ampia del diritto di satira e del diritto di cronaca. Cioè la Corte Europea in molti casi ha disattivato sentenze di condanna nazionale con la seguente motivazione: in particolare se la persona indagata è persona pubblica diminuisce il diritto alla protezione e il diritto di cronaca e il diritto di satira addirittura debbono godere di maggiore protezione. Addirittura dicono, contrariamente a un'interpretazione italiana, il diritto di satira va esaltato in particolare durante le campagne elettorali e non ridotto. Cioè la Corte Europea sotto questo profilo, sotto altri no, ha un'interpretazione molto lata, molto vasta, molto garantista per quanto riguarda il diritto di cronaca. Questo credo che sia una delle cose. L'ultimo punto, vi pare di avervi detto già troppo, sentirete parlare spesso, potrebbe venire fuori agli orali, perché l'Italia è al 77° posto delle cosiddette graduatorie internazionali. Intanto potremmo dire quali sono le graduatorie internazionali, in realtà insomma c'è un po' di caos su questo, devo essere sincero. Le due storiche più importanti sono Reporters Sans Frontières, trovate il sito sia in francese sia in inglese, RSF, li trovate, un sito interessante per chi ha, al di là dell'esame, insomma, per chi c'ha passione anche per le questioni che riguardano la comunicazione e l'informazione in sede internazionale. Il sito RSF, quello di Reporter, è molto serio. Quello italiano credo sia chiuso in questo periodo, però vado a memoria. Quello francese è aperto, quello madre diciamo è quello francese. Poi c'è la Freedom House, che invece è americana, è la vecchia fondazione Roosevelt, e anche loro danno una graduatoria internazionale, sono i due più importanti. Poi c'è una, mi pare che ci sia qualcosa del Consiglio d'Europa, ma almeno un tempo c'era, adesso non me lo ricordo. Il 77° posto, tuttavia, deriva da diverse questioni, non è come dicono, come sento dire anche ai nostri colleghi, no perché siamo i più minacciati, no, il 77° posto deriva da questo. Uno, mancata risoluzione del conflitto di interesse con norme chiave e chiare. Perché il conflitto di interesse in Italia è ancora possibile, cioè il fatto che Giulietti possa essere contemporaneamente candidato e proprietario di un mezzo di comunicazione è ritenuto nei paesi liberali qualcosa di singolare. Questo ci ha sempre ci ha fatto perdere numerose posizioni. La mancata risoluzione del conflitto di interesse, cioè l'intreccio tra la possibilità di competere politicamente ed essere proprietario dei mezzi di comunicazione. Uno. Due, le modalità di nomina delle autorità di garanzia e del consiglio di amministrazione, nel senso che le autorità di garanzia sono due, la AGCOM, autorità di garanzia delle comunicazioni, che oggi trovate in prima pagina perché si è tardivamente, visto che si sono svegliati e hanno scoperto che c'è l'abuso di posizione dominante nella vicenda Mediaset di Vandì, che trovate sulla prima pagina dei due giornali di oggi, e il consiglio della RAI, che sono nominati integralmente su indicazione del governo e delle forze politiche. Questa, diciamo, questo controllo continuo e permanente anche nel criterio di nomina è considerato diciamo, non corrispondente ai principi della comunità europea, anche se è vero che anche in altri paesi è così, devo essere onesto. Qui quello che non funziona è che poi l'interferenza arriva fino agli estremi gradi inferiori, diciamo, ecco, qui degenera tutto rapidamente. Poi la debolezza delle normative antitrust è l'altra cosa che viene segnalata nei rapporti internazionali. Ultima questione, ma non ultima, che ci ha fatto precipitare, è proprio questa: numero di cronisti minacciati. Cioè l'Italia ha un alto numero di cronisti minacciati, concentrati in alcune zone del paese, Sicilia, Calabria, Puglia, ma il fenomeno non è in riduzione ma in estensione, perché fenomeni di minaccia compaiono in Emilia, compaiono oggi nel Veneto, ma è tutto evidente, la mappa della criminalità si allarga, invade e quindi esporta i propri metodi. Il numero dei cronisti minacciati in Italia è superiore nella rilevazione a quello degli altri paesi europei. Devo dire anche che questo è dovuto al fatto che mentre in Italia c'è una forte sensibilità di associazioni, Ossigeno, Articolo 21, Libera Informazione, No Bavaglio, in questa fase della Federazione della Stampa, mentre in Italia c'è una rilevazione puntuale delle minacce, in altri paesi, penso ai paesi ex comunisti per esempio, io trovo, nelle graduatorie c'è un punto che non mi convince, diciamo, ecco, devo essere onesto, che l'Ungheria, la Bulgaria, la Polonia
risultino un po' più su. Lì c'è evidentemente un elemento di rilevazione falso, perché la situazione dell'Ungheria, quando vai in quel paese, parli con i colleghi, diciamo, ecco, e gli dici che tu sei un martire, ti guardano francamente con, diciamo, come se tu fossi un po' un marziano. Quindi lì c'è anche una carenza di rilevazione. L'altro punto che porta l'Italia sotto è, questo è vero, il carcere è ancora previsto. Il carcere per il reato di diffamazione è stato abolito pressoché tutti i grandi paesi europei, cioè si dice che la diffamazione sia, deve dare una sanzione di tipo pecuniario, ma non può comportare la pena del carcere. L'Italia più volte ha avuto la richiesta dal Tribunale europeo, ma anche dalle istituzioni europee, di procedere all'abrogazione del carcere per quella fattispecie, attenzione, perché anche qua poi va in giro, allora nessun carcere per i giornalisti, non c'entra niente. Se un giornalista partecipa di un'associazione a delinquere, se un giornalista partecipa di un'organizzazione per la diffamazione sistematica dell'avversario, se si dimostra che c'è un tipo di associazione delinquenziale, questo non rientra nella fattispecie della diffamazione. La fattispecie della diffamazione è tutt'altra. Quando io, e lì si pone un tema delicatissimo, se c'è il dolo o non c'è il dolo, perché tu puoi cadere nella diffamazione persino in buona fede avendo fatto tutte le verifiche, lo dice la Corte di Cassazione. In questo caso tu, secondo la Cassazione, se è verificato il principio di onestà, di ricerca delle fonti, di pluralità delle fonti, puoi persino incorrere in errore, ma se il percorso è stato un percorso corretto, questo deve portare, diciamo, alla non condanna del giornalista. Se invece c'è, come è successo, cronista che ha dei documenti e li mette via, cronista che ha conoscenza di una posizione di corruzione e decide di non scrivere, sfila alcuni documenti dal fascicolo, dice che Giulietti è una brava persona e Picozzo è un mascalzone, ma gli atti che ha in mano, non so se lo dico in modo chiaro, cioè se col dolo procede in un altro modo, lì, diciamo, è del tutto evidente che non c'è solo la fattispecie della diffamazione, ma c'è la fattispecie prevista da altri reati che comportano non solo la sanzione dal punto di vista civile, ma possono comportare anche la sanzione, diciamo, della pena del carcere, la dirò meglio. Se un giornalista fa il killer e in modo scientifico ritiene di partecipare ad organizzazioni tese ad annullare l'avversario, un cittadino, io francamente non ritengo di doverlo tutelare. Ecco, chi cerca di illuminare un'oscurità con grande coraggio, sì. Chi compartecipa di associazioni di altra natura, talvolta anche segrete, non dimentichiamoci quello che avvenne durante la stagione della P2, dove non pochi giornalisti erano collusi all'interno di quella loggia, non credo che rientri nella tutela dell'articolo 21 della Costituzione. Non so se ho dato tutti quanti gli elementi, diciamo, che sono entrato al volo. Noi a mezzogiorno cercheremo di fare solo questo, di costituirci parte civile, di dire le cose che ho detto in meno tempo sulle querele temerarie, e lanciamo un appello che lancio anche a voi, augurandovi di passare l'esame. La cosa che è più utile ai colleghi che sono minacciati, tuttavia, non è né la mia solidarietà, né un corteo di protesta davanti al tribunale, e neanche un'esibizione televisiva. La cosa che è più utile a questi colleghi, parlo di Federica Angeli che vedrete o di Paolo Borrometti, ma guardate, sono più preoccupato di decine e decine di colleghe e colleghi, una signora e una mamma che opera a Scampia, che nel suo blog ha detto: questi sono i nomi e cognomi dei camorristi che vendono la droga nel mio cortile, e adesso vive blindata, diciamo, sia una ragazza che ci ha chiesto, di cui nessuno sa il nome peraltro, no? Voglio dire, mentre i nomi più esposti, paradossalmente, in quanto più esposti, sono più tutelati, è un paradosso, perché io non vivrei mai blindato, cioè non riesco a capire come, diciamo, la vita blindata non l'auguro a nessuno, diciamo, perché non, è proprio un modo di vivere che ti stravolge la tua esistenza e il rapporto con gli altri. Quello che chiedo a queste ragazze e questi ragazzi, in particolare quelli non noti, è quello di non prenderci sulle spalle le loro storie. Traduco, perché ciascuno di voi può farlo, diciamo. Che significa questo? Dice: guarda che quando minacciano Federica Angeli o quando minacciano Lucia Esposito, Maria o Carlo, il problema non è tanto e soltanto prendere e dire: Carlo, vieni in TV e raccontaci la tua tragedia, ma l'azione che va fatta è un'altra.
prendere il tuo taccuino, prendere il tuo iPad, prendere la tua telecamera, prendere il tuo strumento di lavoro e andare a Ostia in quello stabilimento, e andare a Forcella in quel cortile, e andare a San Luca di Aspromonte laddove lavora Michele Albanese, cioè andare, riprendere quell'inchiesta, ripubblicare la sua inchiesta, mettere una firma collettiva sulla sua inchiesta, e invece di spegnere i riflettori e neanche accenderli sulla sua faccia, accenderli sulla inchiesta, sull'oggetto che ha procurato loro le minacce. Non so se sono chiaro. Cioè la migliore risposta possibile è quella di dire eventualmente al malavitoso, al corrotto, sappi che se tu pensi di spegnerne uno ti si riaccendono tutti i riflettori esattamente della stessa posizione, portare avanti quell'inchiesta. Questa è una cosa che facciamo ancora troppo poco, io mi auguro, anche sfruttando quelli che sono molto più giovani, diciamo che si possa fare un po' meglio e con un po' più di forza. Grazie, ciao. Io non vado via per no, però chiedo scusa, siccome poi andrei a occuparmi degli avvocati, diciamo. Io vorrei concordare la Costituzione, siccome alcune delle cose che ho detto possono essere non chiare, c'era qualcuno dei punti sulla graduatoria internazionale, sulle cose che possono servirvi agli orali, la graduatoria, le ragioni, le modalità delle querele temerarie, la diffamazione, magari c'è qualche richiesta o io posso avere detto delle cose imprecise, vorrei sul tema, ho sentito quello che ha detto Picozza, la mia antichissima esperienza è, diciamo, ecco, se posso dirlo non offendo nessuno, sul tema, cioè la mia opinione, ecco, bravi, cioè proprio di farlo nel modo più, l'ho sentito che dicevi tu, proprio stroncare gli aggettivi, essere il più possibili, cioè proprio fare una descrizione oggettiva. Io ricordo che feci un tema, mi inventai 3 interviste immaginarie, pensate in quale secolo l'ho fatto io, si capisce dal tema, Craxi, Andreotti e Berlinguer. Riuscii con grandissima fatica a non mettere neanche una virgola del mio pensiero, dei miei sospiri. Feci la cosa, devo dire, onestamente, se lo rileggessi oggi, non dico cosa fare del mio tema, ma insomma, penso che sia però fondamentale, una delle ragioni su cui spesso si rischia di cadere è il non rispetto di alcune regole, quindi alcune cose che sembrano elementari, dove, come, quando, questo tenerselo davvero in mente, tentare di andare dritti verso la notizia, ridurre tutto quello che è superfluo, voi sicuramente non ne avrete bisogno, magari rileggerselo 3-4 volte alla fine, perché poi dove rischi di cadere, magari fai un tema anche fatto bene, preciso e rigoroso, e c'hai una svista e ci metti, peraltro lo fanno ormai le, diciamo, le istituzioni ai più alti livelli, la consecutio la abolisci da solo, non è ancora stata abolita, ti dimentichi l'esistenza degli apostrofi, so che dico cose volgarissime ma so come finisce poi, all'ultimo secondo, preso anche dall'emozione, ti dimentichi anche quelli che sono gli elementi di correzione formale. Se posso dare un mio consiglio, oltre a ragionare in primo luogo sulle modalità di esposizione e di racconto, è molto importante ragionare sullo stile e sul rispetto della regole fondamentali della lingua italiana, che peraltro io cioè, suggerirei anche, diciamo, nel dibattito politico, ma questo, ho questa battaglia l'ho persa tanti anni fa. C'era qualche richiesta, domanda, spiegazione, rettifica, prego. Il concetto di temeraria, la quella temeraria è una definizione giornalistica? No, la temeraria, allora, esiste, bravissima, giusto, nel codice esiste, non quella temeraria, si chiamano liti temerarie. Le liti temerarie, giustissimo, questo non lo precisiamo mai, le liti temerarie non riguardano solo il settore del giornalismo, è proprio una fattispecie esistente, la lite temeraria, cioè può riguardare anche il condominio, io sapendo palesemente di avere ragioni infondate, che poi ti accerta il giudice evidentemente, non io Giulietti, cosa faccio? Comunque minaccio il mio interlocutore, non so se sono chiaro, non gli chiedo un risarcimento, facciamo un esempio proprio banalissimo, no? Lite condominiale, lite sulla riparazione del terrazzo, è chiaro che la cifra è 500, 700, 800 euro, quindi io mi rivolgo a te e dico guarda, io mi devi risarcire 700 euro, ma se io impianto sulla base di questo una richiesta di 10, 15, 20, 25 mila euro, cioè non c'è il rapporto tra l'oggetto e la richiesta, dov'è la temerarietà? La temerarietà sta nella cifra che viene richiesta, che evidentemente non ha un valore di lesione, di, come dire, di riparazione della lesione,
ma di minaccia nei confronti dell'interlocutore. Questa fattispecie della lite temeraria è inserita in questo momento nella riforma del processo civile, viene ulteriormente definita, c'è al Senato la discussione sulla riforma del processo civile. Nella riforma del processo civile viene ulteriormente definito il concetto di lite temeraria e per la prima volta, quindi una finestra si è aperta, grazie a un emendamento che ha presentato un deputato che ci ha dato una mano per la verità, Walter Verini, viene inserito dentro il testo del processo civile un riferimento specifico alle liti temerarie nel settore giornalistico, dicendo che in caso di archiviazione o di sconfitta la parte soccombente, cioè il querelante temerario, può essere condannato in aggiunta dal giudice al pagamento di una multa da 1 a 5 volte le spese processuali. Naturalmente è bassissima, perché uno dice beh, bello da 1 a 5, sì, ma le spese processuali normalmente sono tra 2.500 e 3.000 euro. Se io ti condanno da 1 a 5 al livello, al tetto massimo sei a 15.000. È chiaro che se io ti ho sparato 50 milioni di euro e rischio di pagare 15.000 euro, se io Giulietti sono a capo di una grande organizzazione te le faccio col ciclostile. Detto questo, nel processo civile di discussione al Senato il concetto di lite temeraria viene esteso e viene messa una finestra specifica sulla questione del diritto di cronaca. È chiaro che appigliandosi a quello puoi provare ad estenderlo. Comunque sì, è già prevista la definizione, si chiama non querela temeraria ma lite temeraria. La temerarietà sta nella richiesta, non so se sono chiaro. Poi se io potessi dare un consiglio, che molti cronisti, anche i miei carissimi amici, vivono il diritto alla rettifica, alla replica come una sorta di infamia, di condanna a morte, come una roba gravissima, preferisco andare in tribunale. Io la ritengo, posso dire, una stupidaggine di tipo colossale. Se vuoi ristabilire un patto di legittimità con chi ti segue, con chi ti ascolta, se non vuoi continuare a alimentare una polemica che ha dei fondamenti contro un giornalismo talvolta un po' cialtrone, un po' gaglioffo, non può essere il cittadino normale il tuo avversario. Che tu mostri i muscoli a Giulietti, che è un potente, ci sta, che lo mostri a un ministro, ci sta, ma che tu mostri i muscoli a una mamma che ti dice scusate ma perché avete messo in foto mio figlio che è un minore, ma perché avete reso riconoscibile mio figlio con 2 grammi di hashish, ma perché avete dato nome e cognome di quella donna che ha subito violenza rendendola riconoscibile. Io credo che rispettare la presunzione di innocenza, dare una rettifica, persino una in più che non in meno, una replica persino una in più non in meno, non sia una sconfitta del libero giornalismo, perché se nasce da te è una libera scelta. Farsi costringere da un tribunale mi pare la peggiore delle soluzioni, ovviamente se sono fondate le richieste, è ovvio. Se io ti chiedo una replica, io ti dico no, non è così, ho le carte, fai bene a resistere. Mi chiedi una rettifica, io ti dico no, ho le carte, fai bene a resistere. Ma alcune forme di resistenza verso gli ultimi della scala sociale mi sembrano francamente non una dimostrazione di forza ma di gagliofferia. Buongiorno.